Buonasera a tutti, benvenuti sia a chi è presente sia a chi segue da remoto. Permettetemi di salutare in maniera particolare il professor Michel Gras e la sua consorte, la professoressa Botet. Come ricorderete, il professor Gras qualche settimana fa ci ha tenuto una splendida lezione ed è qui per un evento che si terrà domani a Barumini, di cui poi parlerà la professoressa Mongiu. Sono doppiamente felice di presentare la relatrice di questa sera, perché lavoriamo insieme nella mia seconda vita attuale, nell'ambito della direzione regionale Musei Sardegna. La dottoressa Dettori è direttrice della Pinacoteca Nazionale di Sassari, che vi invito, se qualora non l'abbiate già fatto, andare a visitare, perché è veramente molto interessante. E poi non lo dico per piaggeria, e con la sua direzione si è molto rinnovata, si sta molto rinnovando, e uno degli aspetti caratterizzanti di questa direzione è l'attenzione all'arte contemporanea, che, come mi insegnate, qui in Sardegna ha avuto dei grandissimi rappresentanti, e in particolare la figura di Edina Altara l'ho scoperta nel corso del mio primo incarico alla direzione regionale, quando, ma ve ne parlerà poi in dettaglio la dottoressa Dettori, però mi piace ricordarlo, grazie a un felice accordo tra istituzioni, in particolare la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, che è stata diretta fino a qualche giorno fa dalla dottoressa Cristiana Collu, ha concesso che due opere molto importanti che vi presenterà la dottoressa Dettori fossero esposte presso la Pinacoteca di Sassari, dove si trovano tuttora. Erano nelle collezioni della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, non usualmente esposte al pubblico, e in questo caso è bastato semplicemente uno scambio di note tra due musei per ottenere la possibilità di esporre permanentemente queste opere presso la Pinacoteca di Sassari. E ovviamente questo gesto è stato, come sempre accade, ce ne accorgiamo anche in museo, il moltiplicatore per altri arricchimenti dell'offerta espositiva. Ma non rubo altro tempo alla relatrice e vi preannuncio un evento di domani del quale vi parlerà la professoressa Mongiu a Barumini, e invece il tema della lezio di giovedì prossimo sarà, come vi accennavo, Schliemann, in particolare il viaggio di Schliemann, famosissimo scopritore di Troia, in Sardegna. Il relatore sarà il dottor Massimo Cultrario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi do la parola alla professoressa Mongiu. Grazie. Allora, prima di iniziare, ricordo per domani, già che il pullman parte da largo, ormai mi fanno fare anche queste cose, mi dispiace per l'associazione delle guide, se volete posso fare la stagista con voi senza problemi. Allora, tre nomi tra quelli che hanno firmato l'altro giorno, che verrebbero domani in pullman, che parte alle 8 da largo Carlo Felice di fronte al Cagliari Calcio, alle 8 puntuali, chi c'è c'è, chi non c'è va a piedi. Non riesco a capire i nomi, quindi tre nomi che hanno firmato l'altro giorno, se poi alla chiusura si avvicinassero ci farebbero molto piacere. Bene, intanto domani appunto noi celebriamo il nostro maestro, che è Giovanni Lilliu, e abbiamo convocato per questo tre aspetti del professore fondamentali. Il primo riguarda la festa e ciò che intorno alla festa in Sardegna e in altri luoghi si attivava e si attiva, e però per far questo abbiamo appunto chiamato la professoressa Boatè, che è un'esperta e anche storica, e quindi questo aiuta non poco, ma a interloquire con lei dei creativi sardi, sia quelli accademici, Antioco Floris e Felice Tiragallo, che si occupano di cinema e anche di storia del cinema, storia della regia e storia del cinema in Sardegna, che ha prodotto filmografie estremamente interessanti di recente, e poi Giovanni Columbo, che affronterà un tema discutendo con la professoressa su come nella sua filmografia il silenzio
diventa musica, diventa festa, diventa quello che alcuni di noi sanno benissimo conoscendo Suré e altri suoi capolavori. E poi un inedito che sarà presentato da Giulio Paulis, e cioè uno dei libri del professor Lillio scritto in sardo, una raccolta di saggi scritti in un sardo campidanese bellissimo. Stamattina con Lia Careddu, leggendo alcuni brani che lei leggerà domani, in effetti do ragione a Placido Cherchi quando sosteneva che noi lugudoresi, noi del nord, con tutta questa supponenza aristocratica, in realtà dovevamo ascoltare di più i lenti campidanesi che poi producevano con meno arroganza di quelli del nord, poesia davvero raffinata. La prefazione è stata fatta da Giulio Paulis in lugudorese, per l'appunto. È un libro che non è stato mai presentato, domani sarà presentato per la prima volta perché il professore poi si è ammalato e non se ne è fatto nulla, quindi un vero inedito. E poi chiude il professor Michel Gras con una lezione sul professore e sulla sua strategia di ricerca. E siamo anche molto curiosi perché è accaduto anche che dopo la sua lezione si è attivata una discussione intorno a questa storia infinita del complesso statuario di Montiprama, che riprenderò anch'io domani mattina in un articolo apposito dedicato al professore nell'Unione Sarda. Oggi io, presentando Maria Paola Dettori, devo dire che a lei dobbiamo una serie di cose estremamente interessanti. Aver tematizzato, insieme ad altre storiche dell'arte sassaresi, tra cui Giuliana Altea, un tema che era sfuggito sempre, cioè questa presenza femminile potentissima, ma in verità dobbiamo anche Marco Magnani, ad esempio, che è morto purtroppo troppo precocemente, l'avere guardato in maniera meno etnocentrica tutte le produzioni che si sono succedute in Sardegna fin dal primo Novecento. C'è questa cotè di creatività in Sardegna che non si aspetterebbero, uno viene da fuori e noi con un autostigma eccessivo ci rappresentiamo silenziosi, pensate a Cossiga o ad alcuni di noi, bisogna spegnerli, insomma, spegnerci. Solitari, sono sempre in feste, no? Hanno novenari di tutti i tipi, quindi c'è una rotta rappresentazione che non fuori dalla modernità. Poi uno guarda con attenzione dagli architetti sardi, anche quelli non laureati, un gigante come Ubaldo Badas, oppure Antini Nivola, che lavorò poi con Le Corbusier, va a scavare e trova questa densità di creatività che soltanto adesso noi stiamo guardando diversamente. Io ho ricordato stamattina due persone eccezionali, Placido Cherchi, che non c'è, ma è sempre qui, e Giovanni Nonnis, perché la figlia di Giovanni Nonnis lunedì ha donato al Museo Nazionale di Cagliari, al nostro museo, tre capolavori, di cui uno era in possesso di Placido Cherchi, fu restituito alla famiglia Nonnis e adesso è nel nostro museo. Quindi Edina Altana, come le sorelle, e mi piace dire, non perché tutto ritorni sempre nei nostri paesi d'origine, che la mamma era una delle campus, delle mille campus di Patana, che poi hanno dato vita a tutte queste genealogie politiche, Presidente della Repubblica, Ministro dell'Istruzione, cioè di tutto di più, ma ha dato vita anche a una serie di persone molto creative, quindi erano queste possidenti terriere, no? Sembra un racconto di Margherita Jursenar, che andate in città arricchivano, no? Rinforzavano la borghesia sassarese massonica, quasi nulla, giocatori di carte, di tutto di più, e poi producevano classe dirigente e creatività. Quindi lei viene da una famiglia strutturata, che definiremo borghese, soltanto che questo termine in Sardegna non si usa, meno che meno se proveniamo dai paesi. Perché noi siamo etichettati
che siamo una società agropastorale, anche quando in alcuni paesi si era soltanto o allevatori o commercianti o grossi artigiani. Ecco, questa personalità, così come l'ha studiata Maria Paola Dettori, in realtà, anche vedendo la fotografia alla Pinacoteca di Sassari, bellissima, fascinosissima, questa donna, come dire, molto particolare, molto emancipata, si sposa e si separa, che negli anni 30 era cosa complicata, ma alle spalle aveva una famiglia, appunto, che la sosteneva. Quindi noi siamo all'inizio di questo percorso, credo, non soltanto nel ritenere straordinari, non soltanto Antine Nivola, o Biasi o altri, ma tutte queste figure che comunque sembrano intermedie, che sono strepitose. C'è molta gente qui che ha collezionato alcune di queste persone, che ha fatto in tempo anche a conoscerle, quindi ai collezionisti, a quelli che sostanzialmente magari non hanno eredi, eccetera, io suggerisco, come sto suggerendo, come una specie di missionario, fate donazioni ai musei pubblici, perché alla fine soltanto quando queste persone le mettiamo nella loro vera abitazione, in realtà diamo la possibilità a tanti, non soltanto di apprezzarle, ma agli studiosi, di collocarle nel luogo dove devono stare. Ah, Maria Paola Dettori, la parola. Grazie. Grazie, buonasera. Io sono qui appunto per parlarvi di un artista che alcuni di voi già conoscono e che ha avuto in questi ultimi, diciamo, 15 anni una certa riscoperta che si deve sicuramente agli studi di Giuliana Altea, fondamentali, ma soprattutto al lavoro fatto da un pronipote, Federico Spano. Federico racconta che lui aveva questa prozia di cui in casa conservavano opere perché aveva allestito la loro sala principale di questa casa borghese che si affaccia in via Roma, una delle vie principali di Sassari, prendendo spartiti musicali, prendendo vecchie pergamene, e le tre grandi finestre centinate che si affacciano sulla via Roma sono appunto tutte decorate da questa zia. Anche la nonna di Federico è stata artista, cioè la sorella di Edina, e quindi lui, spinto dalla curiosità di conoscere chi fosse questa donna della quale nessuno sapeva niente, aveva iniziato a raccogliere notizie. La riscoperta di Edina Altara nasce così, e in realtà appunto è colpa nostra non averne saputo niente fino a quel momento. Lei esordisce giovanissima, era nata nel 1898 e nel 1915 già produceva delle cose eccezionali. Quando Maria Antonietta mi ha chiesto di scrivere un breve abstract su di lei, la cosa che mi è venuta in mente è che lei nasce come Atena dalla testa di Zeus, già perfettamente armata, perché lei non ha avuto scuola, perché le donne non era uso che si scolarizzassero, non più di tanto, a parte un paio di classi, diciamo, delle cosiddette scuole elementari. Per di più, in uno scritto di un critico, che è Raffaello Giolli, si dice che appunto lei neanche riusciva ad andare avanti a scuola, in ogni caso, perché era tutta presa dal fare quelle che lei definirà, con un termine ovviamente diminutivo rispetto a quello che erano in realtà, i suoi pasticcetti. Quindi non ha sicuramente una scolarizzazione, non ha modo di vedere le cose al di là della limitata cerchia familiare, però sicuramente in casa giravano delle riviste, perché non è possibile che lei, appunto, all'età di 15 anni, produca queste cose, che spero vediate bene, che sono i suoi giocattoli fatti di cartoncino. Come vedete è una stilizzazione per schemi molto essenziali, sono sintesi piuttosto avanzate che saranno quelle che di lì a qualche anno, non in questo momento, fa Fortunato De Pero. Quindi lei ha comunque un'intuizione del tutto personale di una semplificazione schematica che è quella di quegli anni di avanguardia, che però sono cose che lei appunto non ha modo
di conoscere direttamente se non attraverso le riviste. Questi giocattoli hanno un grande successo. Già nel 15 Giuseppe Biasi, che appunto in qualche modo conosce la famiglia, perché fra famiglie borghesi sassaresi ovviamente in una piccola città ci si conosce, l'aveva spinta a produrre, a realizzare queste cose che sono realizzate con cartoncini colorati. L'aveva appunto invitata a partecipare alla mostra della secessione romana che si doveva tenere nel 15, ma che non ci sarà per l'entrata in guerra dell'Italia. Cos'è la mostra della secessione? I movimenti secessionisti sono, come dice la parola, quelli che si sono staccati dall'arte accademica, nella quale determinati protagonisti non potevano aver posto. In Italia questa cosa avviene fino a un certo punto, nel senso che poi nelle mostre della secessione arrivano anche artisti che vengono dall'accademia, però erano quelli un po' scartati dalle, diciamo, dai salon ufficiali. Il dipinto di Giuseppe Biasi, uno dei più belli della sua produzione, uno dei più importanti, Mattino in un villaggio sardo, che abbiamo in Pinacoteca Sassari, per esempio, aveva fatto la Biennale di Venezia nel 1912, quindi in realtà una mostra ufficiale, ma l'anno dopo, nel 13, era andato alla secessione, perché comunque inserito in un linguaggio contemporaneo che deriva appunto da queste avanguardie viennesi soprattutto, e che quindi aveva titolo per stare anche ad una mostra della secessione. Edina invece la mostra del 15 non riesce a farla, non riesce a parteciparvi, non si fa. Nel 16 però viene invitata alla mostra della mobilitazione civile a Sassari. Le mostre della mobilitazione civile venivano fatte perché si raccoglievano i fondi per dopo l'entrata in guerra, sia per i mutilati che per gli orfani. Lei in quegli anni sta producendo appunto cose che non sono ancora, o non si sapeva insomma fino a poco tempo fa, non sono ancora dipinti, sono collage. Tenete presente che come quei giocattoli assolutamente modernissimi che abbiamo visto un attimo fa, il collage non è una tecnica artistica riconosciuta dal punto di vista accademico, sono anche in questo caso carte colorate che vengono assemblate insieme e la cui nascita era avvenuta dal punto di vista artistico qualche anno prima con Picasso e Braque, quindi in Francia nel 1912. Lei li fa nel 15, è escluso che conoscesse Picasso e Braque, quindi ci arriva per una via assolutamente intuitiva e personale. Sono lavori che le donne possono fare, perché appunto sono lavori fatti con colla, cartoncino e forbici. E questa donna che si pettina, come vedete, ha già tutti quegli elementi che sono propri dell'arte sarda del primo Novecento e che sono una rappresentazione che vuole veicolare un'idea positiva della Sardegna in un momento in cui la Sardegna ancora era percepita come terra di banditi. Siamo appena usciti, diciamo, da quegli anni dell'ultimo Ottocento in cui in Sardegna arrivavano fondamentalmente solo i carabinieri. Venivano mandati i carabinieri, arrivavano poi gli ingegneri delle ferrovie o gli imprenditori minerari, come i belgi della Via in Montagna, ad esempio, e la Sardegna era un luogo che si poteva colonizzare. Fondamentalmente eravamo percepiti quasi come il Nord Africa, sostanzialmente non c'era grande differenza. Quando D'Annunzio scrive certi suoi romanzi, questo suo personaggio, per esempio, che si chiama Maureddu e che è il servo fedele di uno dei suoi romanzi, per esempio un sardo, e c'è una netta vicinanza per gli arabi, insomma viene paragonato agli arabi, quindi la percezione che gli italiani della penisola avevano dei sardi era in quegli anni ancora più o meno questa. Eravamo oltremare fondamentalmente anche noi, e in questo oltremare però avevamo queste produzioni così belle, di cose così particolari come il tappeto che Dina costruisce con le sue carte colorate, che in qualche modo questo patrimonio adesso comincia a essere raccontato da artisti come Biasi, Mario Mossa de Murtas e conosciuto per la sua bellezza. Dicevo che
Fino a poco tempo fa non si conoscevano dipinti di Edina di questi anni. Questa tempera su carta, così come il collage che avete appena visto, è appunto da poco ricomparsa in un'asta e fortunatamente è stata acquistata appunto dal pronipote di Edina, Federico, e quindi adesso è rientrata a casa, se così vogliamo dire. È una tempera su carta, come vedete l'organizzazione, diciamo, dell'immagine e la realizzazione dei volti è molto simile a quella che lei realizza con i suoi collage, ed è un'opera come quella che abbiamo appena visto che lei riesce a presentare dopo questo grande successo del 1916 e con l'aiuto appunto di determinati artisti sardi che allora avevano già raggiunto una certa fama anche alle mostre milanesi. Un altro che l'aiuta nei suoi esordi è sicuramente il cavalier Gavino Clemente. Gavino Clemente è un personaggio importantissimo della Sassari, ma anche della Sardegna del primo Novecento. È un ebanista, ha studiato all'Accademia di Firenze per formarsi come ebanista, come scultore, insomma, di legni, e fonda una industria, una fabbrica, una falegnameria importante che riuscirà a produrre dei mobili premiati anche all'esposizione di Torino del cinquantenario dell'Unità d'Italia. Clemente è un personaggio in realtà che riesce a spingere parecchie e a coagulare parecchie energie artistiche del primo Novecento sassarese. È quello che per esempio però per tutta la Sardegna organizza l'esposizione di costumi per il cinquantenario sempre l'Unità d'Italia a Roma, quindi è uno dei terminali della raccolta di abiti che oggi conserva l'ex Museo Pigorini, Museo delle Civiltà a Roma, e insieme a questo fa da diciamo mentore per vari artisti, tra cui appunto anche Edina Altara. Il tema del dono è un tema che è molto comune tra gli artisti sardi del primo Novecento ed evidentemente si deve a Clemente la presenza di Edina Altara alla mostra del 1916 alla mobilitazione civile a Sassari, dove lei riscuote un grandissimo successo, e in qualche modo lei lo ripaga con questo regalo di un collage l'anno successivo. Quindi quali sono questi modelli che Edina sta vedendo in questi anni per farla diventare così brava e così capace di sintesi? Qui è lei esattamente in quel momento, deve avere intorno ai 17 anni. La pagina che vi ho messo è la pagina della rivista Emporium, una rivista piuttosto prestigiosa in quel momento, abbastanza diffusa, si occupa appunto di cose d'arte. Chi scrive Vittorio Picca è uno dei critici importanti del primo Novecento italiano, e giusto perché c'è una mostra di artisti sardi, questa capacità dei sardi di quel momento che ricordava Maria Antonietta un attimo fa, c'è una mostra di artisti sardi alla Galleria Cova a Milano. E questa cosa, raccontano le cronache milanesi, e fra le cose più belle che ci siano da vedere a Milano in quel momento. Mette insieme diversi artisti, quelli che prende in esame Vittorio Picca, perché sono quelli che l'hanno colpito di più, sono Giuseppe Biasi, Edina Altara e Primo Sinopico. Primo Sinopico, Raoul de Charéun, viene da Cagliari, è un illustratore, anche lui diventerà così bravo che lavorerà per la Campari, giusto per dire insomma dove arrivavano i nostri artisti, tutti privi di percorsi accademici, quindi riuscire a sfondare se non si arriva dall'Accademia è ovviamente molto più complicato. Queste due cose ve le ho messe proprio per capire che cosa ha visto Edina Altara. Una è la copertina del 1908, di una delle varie copertine del giornalino della Domenica, realizzate appunto da Biasi, e l'altra è una delle deliziose tempere di Mario Mossa de Murtas, dove c'è appunto già questo mondo scherzoso, ironico, è una rappresentazione di Teuladini, perché Teulada, lo sapete, penso, il raccontino che Giuseppe Biasi e Mario Mossa de Murtas vanno alla festa di Gonare tra Orani e Sarule, vedono questi due, una coppia bellissima vestita con questi abiti magnifici, un lui e una lei,
non conoscono gli abiti, quindi Mario Mossa de Murtas, che evidentemente sa un po' di sardo, Biasi non lo conosce, si avvicina a chiedere chi siano questi con abiti spagnoleschi, sono due abitanti di Teulada, quindi il giorno dopo partono per Teulada, che è veramente lontanissimo da qualsiasi luogo, soprattutto quando nel 1910 doveva essere un po' difficile da raggiungere, e per un bel po' di tempo Biasi e Mario Mossa de Murtas firmeranno Teulada. Cioè Biasi si innamora di questo posto, ma quasi tutti gli artisti sardi di quel periodo si innamorano di Teulada. Cesare Cabras ci vivrà tanti anni, Tarquinio Sini idem, Tarquinio Sini girerà a Roma vestito da teuladino, e Tarquinio Sini era sassarese, non è che fosse Teulada. Erano così belli gli abiti che Teulada diventa un punto di riferimento per gli artisti sardi dei primi decenni del Novecento. Però ecco, per dire da dove Dina trae alcune sue espressioni, alcune sue sintesi, e da dove trae i modelli. L'altro è Melchior Remelis. Dina gli dedica nel 1919 questo collage che si intitola Si sposa. Come vedete c'è già una trasposizione, stiamo parlando di donne sarde, abiti sardi, ma chiaramente quelle che vediamo non sono le tradizionali contadine sarde, ovviamente, sono diventate già in questo caso delle maliarde, è una femme fatale dei primi del Novecento, con gli occhi bistrati come impone la moda, quindi abbiamo già operato una trasformazione, e tutto, questo è un abito tradizionale, diventa però un meraviglioso abito alla moda. Sono gli abiti in cui poi vedremo che Dina, con i quali si farà fotografare. Altri modelli, quali possono essere? Un altro modello che non è immediatamente intuitivo, ma è semplicemente una suggestione più per il soggetto, è la sposina di Nuoro di Francesco Ciusa. L'ho messa perché la scena che disegna Dina, con tratto completamente diverso, anche qui un tratto, una sintesi che guarda appunto a quelli che erano gli spunti che arrivavano dalla secessione viennese, è l'idea appunto di un figlio in arrivo. E tra l'altro un filo che torna, vabbè, la maternità è ovviamente un tema comune, però ecco, declinato in questo modo, con le due figurine che scoprono entrambe toccandosi il ventre che cresce, che c'è appunto un figlio in arrivo, quella di Edina si chiama C'è. Ed è un'illustrazione. Quindi abbiamo visto che Edina è passata dall'essere creatrice di giocattoli, creatrice di collage, adesso illustratrice. Com'è possibile che lei si abbia avuto questa, così, questa via aperta? È sicuramente molto brava, è sicuramente molto autonoma e le sue creazioni sono molto innovative, ma stiamo parlando sempre di un campo che è quello che era permesso di percorrere alle donne. Perché né l'illustrazione né la creazione di giocattoli sono attività che vengono ritenute pienamente artistiche. La gerarchia delle arti non le comprende. Quindi, così come era successo per i colleghi maschi, gli artisti sardi che non arrivano, come dicevo, da un percorso accademico, riescono a imporsi con facilità in campi che non erano normati dalle regole dell'Accademia. In più, quelle di Edina, creazione del giocattolo e creazione di collage, sono attività che vengono ritenute appunto adeguate a una donna. La creazione di giocattoli in Italia in quel momento, abbiamo visto prima che chi scriveva di Edina all'inizio, definendo arte le sue creazioni, è il critico Raffaello Giolli, è una creazione appunto destinata alla donna e al bambino. Quindi è una creazione che le donne possono realizzare. La moglie di Giolli, Rosa Menni, fa giocattoli anche lei, molto più tradizionali di quelli che pensa e crea Edina. Però ecco, è un campo che, come giustamente rilevava Giuliana Altea, non ha ovviamente l'importanza della creatività maschile, non è un campo veramente da artisti,
ed è per quello che c'è spazio per imporsi. In più la creatività femminile viene appunto ritenuta così spontanea e così poco educata da essere da avere in quel momento un valore aggiunto che è la vicinanza al primitivo. Edina riunisce in sé queste caratteristiche, è giovane, è molto carina, l'avete vista, la vedremo, viene dalla Sardegna, tratta temi legati alle tradizioni popolari. Questo insieme di cose fa di lei una perfetta espressione di quello che poteva essere l'idea di primitivo che nei primi decenni del Novecento si sta affermando nell'arte contemporanea. Pensate appunto alla diffusione che ha in quegli anni l'arte africana o all'esotismo che si va cercando. Noi certamente in Sardegna avevamo queste caratteristiche di esotismo, lei in più a questo aggiunge il suo essere donna, che è appunto priva di intelletto per definizione, e il suo essere così graziosa e giovane. Quindi è uno spazio che le viene consentito perché ha tutte queste caratteristiche. Lo stesso Jolly, che pure ha un'alta opinione di lei, ne parla bene, ma ne parla bene proprio dicendo queste cose. Riesce a fare queste cose così bene perché se avesse la razionalità di un uomo non riuscirebbe, cioè la razionalità maschile impedisce di fare questo tipo di cose, perché la creatività fantasiosa è tipica delle donne, perché sono spontanee, perché sono poco istruite e perché non hanno le capacità virili di raziocinio. Quindi in realtà dicendole, facendole dei complimenti, sta implicitamente dicendo che è di rango inferiore. È vero che lui ritiene arte quella del giocattolo di Edina, però è un'arte di livello inferiore. E la stessa cosa si ritiene dell'illustrazione. L'illustrazione è un'arte anche lei che non, nella gerarchia delle arti non viene considerata, il che ha permesso agli illustratori sardi di affermarsi in così poco tempo. È la cosa che avviene anche per l'incisione. Mentre pittura e scultura sono generi nei quali fatichiamo ad affermarci, le cosiddette arti minori sono quelle nei quali con facilità andiamo avanti e ci prendiamo i nostri spazi a livello nazionale. L'illustrazione, e quale tipo di illustrazione sarà la più adatta a una donna? Ovviamente quella dei libri per l'infanzia. Sempre per lo stesso discorso, maternità, vicinanza al mondo infantile, capacità di, anzi dovere di avere a che fare con i bambini, la cura parentale per i bambini e quindi anche capacità di illustrarne i libri. Vedremo poi che le cose cambieranno più avanti con il fascismo. L'illustrazione, nel frattempo, lei nel 1918, dopo qualche mostra fortunata fra Torino e Milano, e a Torino il re compra uno dei suoi collage, il collage che ora è conservato nelle collezioni del Quirinale, e decide nel 1918 di raggiungere il padre che aveva lasciato la famiglia Sassari e si era trasferito a Casale Monferrato, quindi anche lei si trasferisce, lascia la Sardegna. Ecco, in queste sue frequentazioni fuori dalla Sardegna comincia a entrare in contatto con appunto diverse case editrici e a produrre per esempio queste cartoline sempre per la mobilitazione civile, per la raccolta dei fondi. Ne fa diverse serie, ve ne ho messo solo una, Andiamo a curare i feriti. E sono molto carine, venivano prodotte sia colorate sia in bianco e nero in modo che i bambini poi le potessero colorare, e comunque comincia a fermarsi in un mondo di case editrici come Paravia, Sei di Torino, perché nella specializzazione della stampa italiana di quel periodo Torino si era proprio ricavata e ritagliata la fetta di stampa editoria per bambini e per le scuole.
Non vi ho voluto mettere le illustrazioni appunto per i libri per bambini, ho scelto una cosa particolare, cioè le illustrazioni per i transatlantici. Nel 22 lei sposa Vittorio Cornero lì a Casale Monferrato, che è un illustratore come lei, in arte firma Max Ninon, e insieme a Vittorio Cornero produce sia illustrazioni per i libri sia illustrazioni per i transatlantici. Ho scelto i transatlantici perché poi il discorso tornerà più avanti con la produzione degli anni 50. Nelle illustrazioni per il transatlantico Rex, che è nei primi anni 30 è un biglietto di presentazione del fascismo nel mondo, nel senso che è un transatlantico lussuosissimo e quindi di grande importanza per rappresentare l'Italia appunto davanti agli occhi del resto del mondo. Edina e Vittorio Cornero illustrano la brochure di presentazione del transatlantico, che dispone di piscina, sala giochi, ha una cappella all'interno, a una sala da ballo. Quindi queste due immagini sono appunto parte di questa brochure che rappresenta le tappe che tocca il Rex e il lusso di tutte quelle che sono le offerte, insomma le possibilità di cose che si possono fare a bordo. In queste illustrazioni a quattro mani col marito, Edina perde molto della sua spontaneità, tende a omologarsi al linguaggio di Vittorio Cornero, che è un linguaggio raffinatissimo, tant'è vero che a Cornero diventerà poi quello che illustrerà per la Gucci, disegnerà per la Gucci foulard più avanti, quindi è un bravissimo illustratore, però rispetto agli esordi di Edina molto più nel solco della tradizione, e si perde appunto quella vena di gioco, di ironia, di leggerezza che lei invece aveva spontanea. Queste sono infatti le cose di Vittorio Cornero, ve le ho messe un po' per confronto, per la modernità di certe figurine femminili di Edina, e invece poi come si torni a una cosa molto più leziosa e molto meno aggiornata nelle illustrazioni pur bellissime di Vittorio Cornero. Nel frattempo insieme iniziano, insieme non, queste sono due illustrazioni, la donna la fanno insieme ma l'altra illustrazione è solo di Edina, iniziano a disegnare anche le copertine delle riviste di moda, ed è un campo al quale Edina si avvicina e che le consentirà, dopo la separazione del marito nel 34, di sopravvivere a Milano. Questa è la foto che appunto c'è nella sala della Pinacoteca, quella sulla destra dell'immagine, come vedete è ancora molto bella, sono le foto che le fa il marito negli anni 20, e questi abiti sono abiti che disegnava lei stessa, sono abiti fatti non per occasioni particolari, probabilmente si divertivano così a fare queste a travestirsi, a fotografarsi, sì, sorta di tableau vivant che loro facevano nella loro casa di Casale Monferrato, quindi insomma era forse anche un modo per intrattenersi, per fare delle serate a tema. E, come vedete, lei ha anche questa capacità comunque di disegnare abiti e di crearli, tanto è vero che quando nel 34, con la separazione dal marito, ovviamente non ci si può non si può divorziare, la legge non esisteva, però lei deve sopravvivere da sola a Milano, farà appunto la stilista di moda e avrà la possibilità di guadagnare per poter sopravvivere. L'altro modo che ha per guadagnare più facilmente che con altri tipi di opere è la creazione di opere di piccolo formato come le ceramiche. Questa è una di quelle che è più nota ed è una vera ceramica, cioè è un'opera per la quale Edina fornisce il bozzetto, il disegno, ma che poi viene realizzata
dai ceramisti, a volte di Faenza, a volte invece qualcosa l'ha fatta fare anche alla Lencia, a Torino, e sono ceramiche sotto vetrina, quindi nelle quali il colore va in cottura veramente. In realtà poi la possibilità di fare ceramiche vere e proprie in quegli anni viene meno. Ho lasciato la foto della cornice perché le ceramiche in quegli anni, lei si rifà alla produzione soprattutto dei fratelli Melis, avevano la caratteristica, le ceramiche sarde, di avere la cornice intagliata in stile sardo. Sono molto belle quando appunto si conservano entrambi insieme. Questa è comunque una di quelle che abbiamo sempre nella nostra sala in Pinacoteca Nazionale. Quando non può più farle per le difficoltà della guerra, diciamo a partire dal 40, quando non può più fare vere e proprie ceramiche, inventa una cosa nuova, inventa una sorta di prima industria, imprenditoria, insomma una sorta di piccola insieme imprenditoriale femminile con le sorelle. Cioè lei manda da Milano i collage che le sorelle poi replicano dipingendoli non più sotto vetrina, quindi non va in cottura la ceramica, ma sopra vetrina, quindi sono ceramiche decorate a freddo su semplici mattonelle bianche che si potevano reperire facilmente. Sono oggetti che si diffondono con facilità, costano poco ed è un modo per guadagnare suo, perché lei vive da sola fuori. Il Vissi d'arte, che tratto ovviamente dalla Tosca, l'ho scelto perché appunto lei a un certo punto deve sopravvivere, si deve campare. La famiglia c'è in Sardegna, ma le famiglie sono soprattutto le sorelle, una questione di sorellanza in questo caso, e però lei a Milano è da sola. E sopravvivere, donne, artiste, da sole, a Milano, un secolo fa, non doveva essere facile. Comunque, lei fa questi meravigliosi collage, come li ha sempre fatti. Questi sono nella collezione della regione, ma ancora non sono, diciamo, esposti. E le sorelle poi li realizzano, li fanno mettere in vendita dalla ditta Margelli di Sassari. Insomma, in questo modo si guadagnano un po' di denari. Questo che vedete sono altri due esempi. Il piatto, che è una ceramica vera e propria, ritorna a quel tema dell'eleganza così esotica, un po' fra lo spagnolesco e l'orientaleggiante, che parte da abiti sardi ma si trasforma in qualcos'altro. E l'altra invece, questa fanciulla con una benda che sembra su Lionzu d'Orgosolo, ma il corpetto non è di Orgosolo, quindi forse di Nuoro. È un'altra delle ceramiche invece dipinte a freddo che è esposta da noi in Pinacoteca. Qual è la novità? Intanto appunto questa della capacità di far imprenditoria al femminile in anni in cui la cosa era estremamente rara, e poi il fatto che sinora, fino a qualche tempo fa, si credeva che il suo esordio nel design si dovesse alla conoscenza con Gio Ponti, l'architetto Gio Ponti, che anche è stato uno straordinario designer. In realtà la collaborazione con Ponti inizia negli anni 40, ma noi sappiamo che lei è già presente alla Triennale di Milano del 36, che tra l'altro è una triennale importantissima fra tutte quelle, insomma, era nata come Biennale di Monza, Biennale delle Arti Decorative. Tra l'altro appunto siamo sempre in quell'ambito di distinzione tra arti maggiori e arti minori che si sta un po' superando con l'idea novecentesca della sintesi delle arti, cioè della collaborazione appunto fra architetti e artisti, ma l'arte decorativa viene considerata sempre di rango inferiore. Nata come Biennale delle Arti Decorative, si trasforma nella Triennale. La Triennale del 36, come dicevo, è molto importante, e lei è già lì presente con un suo disegno per tessuti, come vedete un tessuto animalier, che aveva realizzato per le manifatture cotoniere meridionali. Quindi in realtà lei sta già lavorando come designer d'arredamento, a prescindere dall'incontro con Gio Ponti. In quegli anni, in questa foto la vedete appunto con Gio Ponti, poi
comincerà appunto questa collaborazione negli anni 40 e per Gio Ponti disegnerà delle copertine per delle riviste appunto che Gio Ponti dirige, famosissima Sara Domus, ma in questo caso appunto stiamo guardando Bellezza, che sono una serie di riviste appunto di arredamento e di moda che vogliono essere il contraltare per le produzioni soprattutto francesi. Ma la collaborazione con Gio Ponti diventa straordinaria e molto importante, il che ci dice anche insomma l'importanza di Edina Altara che va appunto sottolineata, diventa straordinaria nella creazione degli specchi retrodipinti per le motonavi, per i grandi transatlantici. Gio Ponti si occupava già da tempo della questione dell'arredo delle grandi navi che aveva avuto in Italia, come parlavamo del Rex prima. Il Rex era un transatlantico estremamente lussuoso, ma estremamente antiquato nella concezione. Negli anni si pensava che l'Italia dovesse rappresentare se stessa all'estero attraverso i transatlantici, parlando un linguaggio che era fondamentalmente neorinascimentale. I mobili erano pesantissimi, rifacevano i mobili fiorentini del Rinascimento, quindi estremamente pesanti, estremamente ornati. Gio Ponti cancella tutto questo e negli anni 50 gli arredi realizzati da lui con un gruppo di artisti straordinari sono modernissimi. Tra questi artisti straordinari c'è per esempio Lucio Fontana, cioè Edina Altara fa parte di un gruppo nel quale lavorano Lucio Fontana e Piero Fornasetti, nonché altri Campigli, insomma nomi di spicco dell'arte italiana del Novecento. Questo per esempio è uno specchio retrodipinto firmato dai due, sia da Ponti che dall'Altara, l'allegoria del viaggiare. Qua c'è appunto un'idea di Campigli, forse anche un ricordo sironiano. Anche Sironi lavora con Gio Ponti alla decorazione dei transatlantici, e la cosa però più straordinaria che riescono a fare insieme come gruppo di artisti sono gli arredi totali della Casa di Fantasia, che è la Casa Lucano, che è una casa milanese. Vi faccio vedere, oltre che questo mobile che fanno insieme Gio Ponti ed Edina Altara, lei naturalmente è solo per la parte delle decorazioni, Gio Ponti disegna proprio il mobile, e questo pezzettino di Casa Lucano, della Casa di Fantasia, come vedete lavorano insieme a Piero Fornasetti anche, avevano avuto mano libera dai proprietari di casa, quindi la casa era interamente pensata da Gio Ponti, da questo gruppo di artisti. La realizzazione di Edina Altara naturalmente è quella porta decorata a specchio in fondo, e Edina, sempre con questa capacità di creare impresa, anche di fare piccola impresa, questo sistema di decorazione degli specchi lo brevetta la Camera di Commercio di Milano, perché è una sua invenzione. Questi sono gli specchi di cui parlavamo prima, che sono arrivati in Pinacoteca grazie a un accordo con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Come funziona la cosa? Gio Ponti gli aveva chiesto appunto di parlare di temi che fossero legati all'acqua, si trattava di un transatlantico, questa è la motonave oceanica, quindi lei pensa appunto a una decorazione che parli di viaggi per mare, del dio del mare, Nettuno, i tritoni. Cosa faceva? Si trattava di prendere un cristallo, dipingere le figure dal retro, quindi al contrario, proteggerle con una vernice, dopodiché portava lo specchio a quello che non era ancora uno specchio, era ancora solo un vetro dipinto da chi era in grado di trasformarlo in uno specchio, e poi lo acidava e copriva il tutto con un pannello di legno sul retro per poterlo appendere. Appunto, è un procedimento di sua invenzione, un procedimento che mette insieme appunto diverse capacità,
e realizza queste opere che fortunatamente si sono salvate, molte si sono perdute, queste erano finite nei depositi del Ministero della Cultura a San Michele, a Trastevere, dove ci sono alcuni edifici del Ministero, e poi da lì nei depositi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e sono arrivate in Pinacoteca appunto l'anno scorso. Questi sono i suoi ultimi anni, ma sono anni appunto ancora estremamente proficui e come vedete ha cambiato linguaggio, ha conservato però la sua capacità di raccontare storie sempre diverse, sempre nuove, nonché la felice capacità del colore, e ritorna anche a produrre qualche quadro. Questo per esempio è il Ratto d'Europa, sempre ripensando queste favole che sono un po' mitologiche, un po' appunto mitologia classica, storia antica. Il Ratto d'Europa è questa fanciulla orientale, appunto sembra guardare a decorazioni orientali, e mette insieme anche qui, non si vede bene dalla foto, ma è per esempio anche questa un'opera polimaterica. Sono gli anni 50, si parla di mettere insieme, della polimatericità sta diventando un tema per gli artisti contemporanei. Qua per esempio parte della decorazione è fatta con carta stagnola, e anche qui stesso discorso, quello che lei chiama gli altarini, è un collage, poi però lo specchio viene acidato, poi aggiunge la passamaneria, sono cose che mettono insieme appunto diversi elementi, sono sempre un po' in bilico, lì per superare la soglia del cattivo gusto, se vogliamo, ma lei si mantiene sempre un passo indietro, e con questa sua fantasia veramente ricca e sfrenata riesce ancora a produrre fino agli anni 70. Fino ai primi anni 70 sarà ancora illustratrice e poi rientra da Milano, torna a Sassari, ospitata appunto dalla sorella Iride, e poi piano piano, insomma, smetterà di produrre. Questa è lei nella sua casa di Milano, insieme a uno dei suoi specchi, insieme a opere della sorella, e con questo avrei concluso e vi ringrazio. Grazie per questa presentazione così lineare di questa figura così affascinante, molto completa, e poi vivere gran parte dell'arte italiana del Novecento attraverso queste figure ingiustamente considerate minori. Sì, è vero, era quello che dicevo, tutto sommato se si pensa che lei esordisce giovanissima e con una capacità di creare cose che appunto sono possono riecheggiare lavori di De Pero, che pure appunto lei non conosceva affatto, le crea autonomamente, e poi riesce a rinnovarsi continuamente, a cambiare linguaggio, a produrre sempre cose nuove, fino a lavorare appunto con Gio Ponti nel design di altissimo livello. E tutto questo però rimanendo sempre un po' nell'ombra, no? Quindi mi sembra giusto, lei fa parte di una piccola pattuglia di artiste sarde, le altre sono Stefania Boscaro per esempio, Dina Masnata Sfasciani, Anna Marongiu, Francesca Devoto, e sono tutte donne che il vissi d'arte per lei era proprio perché, mentre le altre o non riescono a staccarsi da determinate cose, oppure come raccontava Maria Antonietta, la Boscaro sposa Alberto Libera, quindi sposa un architetto importantissimo del Novecento, e in quel momento lei smette di produrre, perché quello che succedeva alle artiste era che si sacrificavano, cioè quando si sposavano tra artisti, o come in questo caso un artista e un architetto, la Boscaro diventa madre, quindi smette, i quadri che abbiamo suoi dopo il matrimonio sono i quadri dove raffigura i figli, per esempio, o continua a raffigurare se stessa, ci sono tanti autoritratti, su era una donna bellissima anche in quel caso, veramente
di una bellezza straordinaria, ma prima di sposarsi partecipa alle mostre. Tutti ne lodano la capacità di essere incisora, che viene un nome bruttissimo al femminile, ma insomma è una ottima incisora, bravissima quanto altri incisori sardi maschi, tra l'altro completamente svincolata dalle tematiche regionaliste, ma anche di lei non sappiamo praticamente niente. Ed in Altara, ecco, ha il coraggio di dire: va bene, io vivo della mia arte, e lo paga questa cosa, perché quando, come dicevo prima, appunto a Milano si separa dal marito, pare che abbia avuto periodi in cui veramente abbia faticato a sopravvivere. Da lì l'invenzione delle mattonelle, che costano poco, quindi possono vendersi più facilmente. Da lì il fatto di fare la stilista. Quindi è una donna che ha veramente scelto di fare l'artista, quindi anche soltanto per questo coraggio, nonché per le qualità che indubbiamente aveva, insomma, merita di essere ricordata. Non erano poi così tante. La Marongi ugualmente, anche lei, come vi dicevo prima, ci sono i campi in cui riescono ad emergere l'incisione e l'illustrazione, perché le donne quello potevano fare, le artiste, le pittrici erano poche, ci riescono appunto la Raphael, che divenne sposa Mario Maffay, continua a essere comunque a fare l'artista, però anche la Raphael disegna molto, anche il disegno viene considerato una cosa precedente alla creazione, insomma, del dipinto. È una, praticamente, insomma, cominciano a essere accettata nel mondo dell'arte soltanto qualche decennio dopo. Fino ad allora era proprio molto faticoso riuscire ad emergere e imporsi. Avevano, si chiama sindrome di Cosima. Sono una povera ragazza di paese, le scrivo, sì, appellandomi a lei, e poi vinse il Nobel, però così, sempre autorappresentandosi, autoriducendo, sempre più insegretite tutti, fino al Nobel. Cioè una postura quasi, non è un sentimento poi così, anche perché bisogna vedere in Libera quanto incida poi la moglie nell'architettura di Libera, anche a Cagliari. Cioè in fondo Francesco Manconi, che anche lui è venuto a mancare precocemente, diceva che noi siamo deficitari in Sardegna nell'ambito degli studi storici, nell'analisi di come si sono formate le classi dirigenti sarde, anzi, che cosa sono le classi dirigenti sarde? Vero Romano, in realtà è sempre lo sguardo esterno che ti definisce, mai uno sguardo interno che definisca. E questo ci stiamo arrivando un po' lentamente in questa fase storica in cui si sta cambiando lo sguardo, intanto sul mondo antico, ma anche sulla contemporaneità, dove il mondo antico nella contemporaneità così ricompare. I nonni, ad esempio, anche in loro, no? Questo risarcimento storiografico, lo chiamava Placido. È vero, il risarcimento storiografico. Sì o no? Assolutamente, beh sì, forse ne abbiamo anche parlato, sì, per Bada, cioè quando nasce la regione autonoma della Sardegna, una delle prime cose che volutamente si sceglie di fare è mettere insieme l'età nuragica, lo fa Lilliu, con il contemporaneo, sì, con la mostra della Bevi l'acqua alla Masa del 49, e quindi il contemporaneo di allora, gli artisti contemporanei di allora, insieme ai Bronzetti, vengono presentati, quindi il Betile esisteva già prima, allora, prima, sì, del Betile. Cioè, sì, andata a Cap d'Antibes della mostra di Lilliu, non è soltanto Berlino, Parigi, Londra, è anche Cap d'Antibes. Lilliu aveva in testa che Picasso doveva vedere i Bronzetti, li vide. Cioè, beh, aveva presente esattamente quello che la regione doveva fare, fece. Comprò in blocco tutta la collezione Biasi. Sì. Comprò in blocco i lavori di Dina, comprò in blocco i lavori di Fritz Campus, era Fritz tedesca, non mi ricordo il suo cognome, sposata con l'ennesimo Campus di quella genia strana, complessa, non studiata, eccetera. Quindi forse dobbiamo
anche recuperare quella regione Sardegna di allora che aveva il coraggio di comprare arte contemporanea. Attenzione, cioè si davano tutti. Una regione depressa, non è che si inventa il piano di rinascita, viene dopo. La prima idea è un'idea culturale. Scusa, l'idea era un'idea culturale prima del piano di rinascita, no? Cioè quella di un'autocoscienza, di un empowerment culturale, no? Quindi l'Iliu, Pesce, che contribuì con l'Iliu molto in questo percorso. Ecco, noi dobbiamo... Barumini nasce allora, certo, scavi convulsi, anche quelli di Nore e di Tarros, però nasce esattamente un'idea identitaria, forse inizia a formarsi allora. E gli artisti erano arrivati prima, perché già... C'è un gruppo di intellettuali, c'è la rivista Icnusa intorno a Pigliaru, e non solo, cioè Pigliaru richiama il fatto che noi abbiamo salde radici e dobbiamo averle queste salde radici in questo passato archetipico dell'età nuragica che si sta riscoprendo e affermando, ma dobbiamo aprirci al mondo. Dice attenzione a non rinchiuderci in questo passato che poi diventa qualcosa di troppo stretto e che non ci permette di vedere insomma il resto del mondo. Ma stiamo parlando di una classe intellettuale in sardo, e politica, insomma. L'Iliu in sardo, compreso tuo padre, che arriva dopo, ma viene esattamente generazioni molto consapevoli, gramsciane, senza aver letto Gramsci in alcuni casi, no? Fortemente convinte che la classe dirigente intellettuale deve assumersi la responsabilità, e quando c'è il buio è la cultura che illumina. Cioè è interessante questo percorso che appunto anche noi adesso stiamo facendo, cioè Euterpe che ritorna nei luoghi della memoria ritrovata. Bisogna intanto ritrovarla, che domani mattina Liacaridu leggerà in quello suo splendido campidanese di L'Iliu delle frasi micidiali su quello che deve essere il sardo nuovo. Cioè lo scrive nel 2004. Io stamattina dicevo ripetimelo, rileggilo, perché stavamo facendo un po', scegliendo i pezzi. Io colpita, perché non lo so leggere bene il campidanese. Quindi credo che rileggere loro, rileggere tutta questa, studiare Antini Nivola, cioè com'è che questi sardi Fancello inventano il design, si mettono a fare gli illustratori. Quindi non erano soltanto come dire, allevatori di pecore. Da dove viene? Da Ulasse viene Maria Lai, no? Tutto questo, ma però è uscita, è andata fuori, no? Cioè questa dialettica continua anche nella contemporaneità, non soltanto nel mondo antico. Bisogna, e non soltanto Sassari, anche Cagliari, noi del no dobbiamo dire anche molto Cagliari. Fino a un certo punto, diciamo, no, nel senso che... Puoi intervenire. Filippo, vuoi dirci cose? Vuoi intervenire se vuoi? No, non so. Ciao. No, io volevo solo dire a proposito, parlavi della regione, la capacità, no, appunto la riscoperta del nuragico induce la regione a produrre Franco D'Aspro, per esempio, no, a spingere per la produzione di piccoli omaggi che però sono realizzati da artisti, Talantico, Franco D'Aspro, oppure a investire quello che era allora il piano... insomma la riforma agraria fatta da Segni prima che diventasse anche Presidente della Repubblica. Quando si fa la riforma agraria, non mi viene solo il nome di chi era il Presidente dell'ETFAS, però insomma incarica Eugenio Tavolara di creare le stele da mettere con la Madonnina dei Campi, da mettere sulle zone di bonifica. Quindi è vero, si fanno delle scelte, e queste scelte anche politiche ovviamente, perché erano cattolicissimi naturalmente, però c'è anche l'investimento nell'arte contemporanea, quindi
Eugenio Tavolara, che poi lavora con l'Istituto d'Arte, alla creazione di queste cose. Quindi, insomma, c'era un'attenzione comunque verso l'arte contemporanea, che forse poi si è persa da parte della politica, intendo. Beh, sì. Chi volesse intervenire? Roma. Non parlerò di questa splendida artista dopo questa splendida lezione della professoressa Dettori, ma è stato introdotto un altro tema che invece mi intriga molto. Questa classe politica degli anni del piano di rinascita e quindi e di Progetto Sardegna. Ecco, ma il problema, ma io non voglio adesso né destra né sinistra, non la voglio, certamente quella classe politica, quella classe dirigente era sicuramente di altri livelli e non voglio neanche, talmente evidente che non voglio. Quella classe politica aveva capito che era importante investire in arte, però io vorrei sapere dove sono queste. La classe politica che è venuta dopo ha messo in magazzino, se ci sono queste opere acquistate in quella stagione, perché francamente se uno che viene a Cagliari o vive a Cagliari da sempre, anche se non sono cagliaritano ma appunto lassese come Maria Lai, come ha ricordato un attimo fa la nostra amica Maria Antonietta Mongiu, beh, io credo che se ponessi una domanda a ognuno di voi: quali sono le opere d'arte acquistate dalla regione? Forse potremmo parlare soltanto delle opere di Costantino Nivola, comprate dall'allora presidente del Consiglio regionale Emanuele Sanna, che sono lì in Consiglio regionale. Io credo che nessuno sappia delle tante opere che invece ci sono nei magazzini, se, ripeto, ci sono. Perché ho qualche dubbio. I Biasi sono... Sì, qualche stata fatta... Cioè, Biasi, quando mi imposi sì. Per fare quella mostra di Biasi, attenzione, se non l'avessimo fatta entro quella data, se non avessimo fatto la mostra entro quella data, quindi 50 anni dall'acquisto, la famiglia Biasi si riprendeva tutti i Biasi che aveva dato alla regione per 25 milioni di lire nel 1958. Fu una specie di corsa, ti ricordi? Adesso quante sono state restaurate? Una ventina o dieci? Scusa. Dieci sì, sono stati restaurati dalla soprintendenza, gli altri stiamo cercando adesso con un accordo con la regione di portarli temporaneamente in Pinacoteca in modo che siano visibili. Che perché siano visibili, sì, sì. Voglio dire soltanto un'altra cosa. Biasi, sì, Biasi, ma tu eri assessore, era stata fatta quella mostra, dopodiché però sono tornati nei depositi. Sì. Non sono andate nelle pinacoteche, cioè i sardi o chi non è sardo, un turista, non può vederle. C'entra poco questo collegamento, io credo un po' come per quanto riguarda i festival letterari. Io credo che è sempre bello investire in cultura, sprecare in cultura. È vero che non aveva ragione Tremonti quando diceva che la cultura non dava da mangiare, però forse saziarsi troppo e qualche volta anche, come dire, fare indigestione. Credo che la Fondazione di Sardegna e la Regione abbia fatto più danni che bene. Allora, chiudiamo. Se non ci sono altri interventi, direi di chiudere. Sì, chi? Potete dire il vostro nome, perché io Romano Canna... Sono Floris, Anna Floris. Sì. No, niente, volevo rispondere al signore. Anni fa, la Fondazione di Sardegna aveva... finanziato le edizioni dell'Elisso, che hanno contribuito a far conoscere le opere dell'Altara, di Biasi, di
di tavolare, eccetera, eccetera, erano state contemporaneamente alla pubblicazione delle edizioni, erano state organizzate delle mostre. Io le ho conosciute, l'Altara, sono venuta perché l'Altara era un nome conosciuto, perché probabilmente aveva collaborato appunto con Biasi, eccetera, eccetera. Quindi non capisco questa... Cioè, è vero, ci sono state delle iniziative e tra l'altro la Fondazione di Sardegna, da questo punto di vista, ha avuto anche una funzione positiva. Non vedo questa conoscenza. È che secondo me, siccome che mancano, lo dico così con buon senso, stanno venendo a mancare nella nostra nazione luoghi di incontro dove la gente si possa anche picchiare per le idee, allora ogni occasione è buona. E quindi Romano Cannas intendeva dire che lo spreco in cui in una serata ci sono 5 festival letterari nella stessa città, c'è qualche cosa che non torna, si chiama campagna elettorale, anche così, la dico così, ma non per fare neanche polemica, io dico che 5 festival letterari in una città di 150.000 abitanti contemporaneamente, finanziati nello stesso modo, con nomi stratosferici nazionali, che uno dice com'è se vado in un posto non fa, ecco, tutto qui, cioè manca una governance nell'organizzazione, vedo che ho la sua, ecco. Esatto, ecco, ma adesso la chiudiamo qui. Ma quello dipende dalla regione, appunto. Comunque, no, io non voglio entrare nel merito di queste cose. Allora, adesso la professoressa Dettori ci annuncia una cosa legata a Biasi. Noi pensavamo che in 15 anni la Pinacoteca regionale e il Museo regionale dell'arte contemporanea potesse nascere, non è nato. E nascerà, è nata una creatura. Sì, ovviamente non posso parlare perché le opere di Biasi sono attualmente nell'ex convento del Carmelo, nei depositi, una parte però, almeno quelle che non devono ritornare in restauro perché stando chiusi in un posto che è stato chiuso tutti questi anni, è un ex convento, quindi è un edificio che poi è un umido, se non si usa, non si apre, non... quindi alcune opere torneranno in restauro, altre però verranno, se tutto va bene, così dovrebbe essere, verranno esposte in Pinacoteca, sino a quando non si restaurerà di nuovo l'edificio e poi, insomma, perché ovviamente la Pinacoteca, che è della Direzione Regionale Musei, Ministero della Cultura, si è offerta di ospitarle, lo facciamo, figuriamoci, ben volentieri, però le opere sono di proprietà regionale e in questo momento la Regione ha ceduto l'uso del convento e anche, diciamo, la gestione delle opere al Comune di Sassari e quindi ci saranno poi dei passi ulteriori che dovranno fare loro, che ne sono i proprietari, insomma. Però se va in porto, come sembra, come dovrebbe, un accordo con l'assessorato regionale al patrimonio, almeno una parte dovrebbe poter essere visibile da noi a partire dai prossimi mesi. Incrociamo le dita. Allora, per Barumini, quelli che devono a 8:15, largo Carlo Felici di fronte a Cagliari Calcio.